discutere i brissinesi. Intanto si affaccia a una nuova idea. Da Bressanone a Sant'Andrea in cremagliera, passando per via Castellano Alta, la frazione di Villa e Maria Zant. L'idea è di un tecnico ferroviario, Gianluca Sozio, e piace molto al consigliere della Lega Nord, Massimo Bessone. La partenza potrebbe essere dalla stazione, percorrere poi lungo via Mozart, oppure nei pressi dell'ex caserma Schenoni. Perché una cremagliera al posto della funivia? Ma senz'altro i costi, soprattutto quelli di manutenzione, ha una capillarità delle fermate, un minore impatto ambientale, che è la cosa più importante, e poi è un'attrazione essa stessa, perché non è solo un vettore per portare le persone sulla Plose, ma è una bella attrazione che potrebbe attirare i turisti. Tra i bressinesi l'idea è per ora poco conosciuta. Il sindaco è per la soluzione funivia. Gli ecosociali, partner in giunta comunale, vogliono invece un referendum cittadino su quel progetto. Non è possibile che si faccia la funivia che parte dalla città. Mi piace l'idea e spero che la cosa succederà a breve. Che parta dalla stazione. Lei è d'accordo quindi? Sì. Il confronto continua il 5 settembre prossimo, nuova serata di discussione pubblica.